l'enorme debito che questa società ha contratto, che si è stratificato nel tempo e che è ulteriormente aumentato proprio negli ultimi anni. Questo debito, che se noi facciamo i conti, è elevato, troppo elevato, come giustamente ha fatto notare anche qualche giornale molto accreditato come il New York Times, ma come anche aveva fatto anche la stampa nostrana, aveva messo in evidenza, soprattutto in questi ultimi tempi, quando l'Inter è approdata alla finale di Champions League, che ovviamente, guarda caso, è stato rispolverato prontamente sia all'estero che in Italia, e questo debito è praticamente. Si grida allo scandalo su questo clamoroso debito. L'ultimo bilancio risulta che la parte debitoria è di 871 milioni, ma sono dati, si può dire, di un anno fa. Ora siamo a 10 giorni dalla scadenza di questo esercizio finanziario. Dovremmo sapere qualcosa intorno ad ottobre, quando ci sarà l'approvazione del bilancio con l'Assemblea e poi la pubblicazione dei dati. Comunque già a quella data avevamo 871 milioni di debito, che ricomprendevano anche il bond di 415 milioni. In più vi era il riporto, e quindi non era un debito, ma sono impegni finanziari, delle due perdite degli esercizi 2021 e 2021-22, che erano state rinviate grazie al decreto Covid e poi al milleproroghe negli anni successivi, quindi da coprire entro i 5 anni, e queste perdite rinviate ammontavano a 342 milioni. Bene, fra 10 giorni ce ne sarà un'altra perdita da rinviare. Il decreto milleproroghe è già stato varato. C'è l'opportunità di rinviare un'ulteriore perdita che si dice possa ammontare intorno agli 80 milioni, quindi un risultato migliore, una perdita un po' più lieve rispetto a quello che si poteva ipotizzare. Questo grazie al cammino oltre le aspettative che l'Inter, che il club è riuscito a fare nella Champions League, quanto era sicuramente stato considerato come un approdo abbastanza probabile arrivare agli ottavi, ma certamente il passaggio ai quarti, soprattutto il passaggio in semifinale e poi in finale, non erano stati certamente considerati come probabili. Invece questa opportunità si è verificata, e certamente ci sono stati un incasso maggiore al botteghino e anche a livello di diritti televisivi e di market pool, che va a compensare, probabilmente anche va a coprire più che in maniera soddisfacente, la perdita del main sponsor Digital Beats, che praticamente dei 25 milioni di quest'anno non ha fatto vedere un euro, non ha depositato un euro nelle casse dell'Inter. Ovviamente l'Inter ha tenuto lo sponsor fino all'ultimo, fino a poi arrivare a maggio, che ha giocato alcune partite senza main sponsor, e poi per le ultime due partite ha trovato la Paramount Plus come sponsor, che ha esibito anche nella maglia per la finale di Champions League. Quindi questo meno 80, che probabilmente si andrà a configurare, porterà, se verrà rinviata la perdita completamente, a 422 milioni di perdite da riprendere, di cui 214 entro il 30 giugno 2026, 127 entro il 30 giugno 2027 e questi 80 entro il 30 giugno 2028. C'è stata la possibilità di poterli rinviare, i primi due sono stati rinviati, qua probabilmente saranno rinviati, ma la notizia la sapremo di sicuro ad ottobre. Ciò ha permesso di non ricapitalizzare la società, che si rinvierà anche che con questa perdita al 1 luglio 2023 avrà un patrimonio netto come capogruppo di meno 166 milioni. Patrimonio netto negativo, è inutile che vi dica, in condizioni normali come ora siamo ritornati, vorrebbe dire o si rimpingua immediatamente oppure la società viene liquidata. Patrimonio netto negativo non può esistere, non si può esercitare e lavorare con patrimonio netto negativo. Diciamo che l'Inter lo fa grazie al decreto. Quindi siamo operativi per decreto. Ringraziamo il governo, che ha fatto ancora una volta in questo milleproroghe, ha dato la possibilità a tutte le squadre di calcio, l'Inter lo sfrutterà, di poter rinviare queste perdite. Quindi, in virtù di questo, già con quella parte debitoria, quindi anche con il bond, ci sono queste perdite da coprire. Più c'è il famoso e contestato finanziamento PIC bond, che grava sulla controllante Grand Tower, che tutti dicono, giustamente e formalmente, non grava direttamente sull'Inter. Sì, è vero, è perché è di Grand Tower.
Ma per cosa era sottoscritto per realtà questo finanziamento? Per regalare un po' di interessi al 12% a Oaktree? Potrebbe essere, no, non mi pare. L'ha sottoscritto e che intende, e lo recita il contratto di finanziamento, per soddisfare le esigenze di liquidità dell'IFC internazionale. Infatti, quando fa le erogazioni, provvede a erogare la somma gravata di interessi dell'8%, perché non si possono fare i prestiti infruttiferi, vengono considerati dall'amministrazione finanziaria quantomeno unitaria tassabili e quindi produttivi, tassabili perché produttivi di interessi. È una presunzione che è stata unanimemente accettata da un po' di anni a questo punto. Ovviamente poi l'Inter, questi interessi vengono costantemente rinviati e in diversi casi, perlomeno fino al 2021, abbiamo nel bilancio chiuso al 30 giugno 2021 tracce che l'azionista di controllo abbia poi convertito a patrimonio netto questi interessi dovuti a Grant Tower e prima di lei. Quindi come lo ripagherebbe Grant Tower questo prestito? Lo potrebbe ripagare se arrivano soldi da sopra, quindi da Grant Sanchez, Vitor Agin, Suning Sport International, fino a salire a Suning Holding Group, cassaforte di famiglia degli Zan. Ma se non arrivano da sopra, li deve attingere dalla controllata FC, dalla capogruppo FC Internazionale, sua controllata per il 68,55%, e che quindi per poter rimborsare questo finanziamento dovrebbe trovare risorse per consegnare la provvista a tavola. E come le trova? Come le potrebbe trovare? Ovviamente dovrebbe vendere gli asset. E gli asset dell'Inter sono i cartellini di giocatori, ma non può venderli anche 3-4 giocatori tutti in una volta, non lo può fare, perché comunque, avendo dato impegni agli obbligazionisti i ricavi della Champions, devi mantenere un grado di competitività che ti possa permettere di quantomeno stimare con prudente apprezzamento, ma anche con buone probabilità, devi quindi fare una squadra che possa accedere ai primi quattro posti del campionato italiano, che danno il diritto a partecipare alla Champions League. Quindi come potrebbe fare? Non si riesce a capire come, non ha le risorse finanziarie FC Internazionale. E anche questo debito, che noi abbiamo chiamato debito indiretto, sollevando le ire per mesi e mesi e mesi dei nostri detrattori, i quali ci hanno fatto poi anche una lezione di economia dicendo che il debito indiretto non esiste, quindi siamo stati bocciati, si sperava in un ripescaggio per essere rimandati, ma siamo stati comunque inevitabilmente bocciati da questi professori che hanno fatto finta di non capire, ma avevano capito benissimo che cosa si voleva dire con quella famosa frase, con quella famosa parola fra virgolette debito indiretto. È un debito che non grava direttamente sull'Inter, ma che è stato preso per lì. Quindi se da sopra Grant Tower non arrivano finanziamenti per poterlo restituire a OCM Luxembourg Sunshine Sarl, che è la società di Oaktree che l'ha erogato, deve per forza prendere di sotto. E di sotto Grant Tower c'è dentro. Questa è un po' la situazione in cui attualmente siamo, che non ha avuto rispetto all'anno scorso grossissimi cambiamenti, se non che ci stiamo avvicinando a grandi passi alla scadenza di questo prestito, questo finanziamento, che è maggio 2024. Non siamo molto lontani. Il prossimo step sarà la chiusura di questo esercizio, la pubblicazione dei dati di bilancio. Ma lo scollinamento, e quindi arrivare al 2024, poi siamo vicini. Non si capisce Grant Tower come si possa attrezzare, restituire questi. A quella data saranno 384 milioni. Qualcheduno nel tempo ha parlato di rifinanziamento. Sì, verrà ridiscusso, verrà rifinanziato, si può allungare la scadenza al 2026, al 2028. Sì, con quale tassa? 18-19. Non ci sono. Evergrande è stato praticato un tasso del 19%. Noi ci potrebbe avere un trattamento di favore. Si potrebbe andare a 15-16. E con cosa verrebbe garantiti questi 384 milioni al 16-15? Con cosa possono essere garantiti? Quali sono le ulteriori garanzie che vengono offerte a Oaktree per ridiscutere questo finanziamento, per rifinanziarlo, per prorogarlo?
quali sarebbero? Qualcheduno ha qualche idea? O arrivano sempre da sopra, oppure, oppure non si capisce come si possa fare.